Però anche il gelato vado con questo. Ah, però dico perché mancherà sicuramente la parte più tecnica e di strategie con le quali, attraverso le quali Modena si aggancerà a livello regionale, vedo qua in sala Gianluca Mazzini di Lepida, che so che parlerà dopo, quindi parto subito esprimendomi un primo concetto. Una città smart è sicuramente una città che sa stare al gioco, sa stare in un gioco che è molto più grande di sé, che si analizza, che ha autocoscienza di sé, che si critica, che è capace di avere una propria visione, che si chiede cosa pensino gli altri della città stessa. Questo, sotto un certo punto di vista lo stiamo facendo, non lo facciamo mai abbastanza, ma nei prossimi giorni Modena presenterà la propria candidatura a Capitale Europea dell'Innovazione 2016. È un premio che certamente non riusciremo a raggiungere, perché questo tipo di forme di finanziamento che la comunità europea utilizzerà sempre di più per finanziare le politiche e le strategie valide sui territori è molto complicato da affrontare, perché ci sono regole nuove, ci sono meccanismi complicati sui quali bisogna stare da tempo. Quindi tutti gli esperti di fatti europei ci hanno assicurato che la prima candidatura in genere non si vince, ma siamo felici di partecipare ugualmente, perché questo percorso ci consente di lavorare su di noi, di coinvolgere stakeholders importanti, di ragionare su quello che è stato fatto in questi anni. Ed è veramente tanto. Guardate, io mettendo in fila questa candidatura, che poi pian pianino, quando sarà il momento, metteremo a disposizione della città, mi sono resa conto che tanto in questi anni si è fatto a Modena, ragion per cui in effetti si è raggiunto il quarto posto dell'ICT Rate 2015, primo posto, in effetti mi piace specificarlo, perché anche il forum PA, quindi ANCI, ha specificato questo aspetto primi come piccole capitali dell'innovazione, nel senso siamo l'unica città tra le prime quattro, la quarta appunto, che non è metropolitana. Le prime sono Milano, Bologna e Firenze, sono città che hanno già ricevuto e che nei prossimi anni riceveranno forti finanziamenti, si parla di 40-60 milioni di euro ciascuna per PON specifici sulla Smart City, mirati ad individuare pezzi della città che verranno trasformati in prototipi, paradigmi di città smart. Beh, insomma, vale, io anche come dare il bilancio e i punti, e vi posso assicurare che Modena non gode e non godrà di queste forme di finanziamento. È un limite, da questo punto di vista ci piacerebbe raccontarlo e farci portatori di questa esigenza presso la comunità europea, perché le città di medie dimensioni, piccole e medie dimensioni nell'accezione europea, diciamo, come è Modena, sono l'ossatura, sono le più numerose, quelle che raccolgono la maggior parte delle persone in esse, sono assolutamente piccoli punti di innovazione e di diffusione delle buone pratiche sul territorio. E per quanto riguarda le caratteristiche dell'essere smart, sono quelle che fanno un po' più fatica, ad esempio, lato mobilità. In una città come Bologna, con le infrastrutturazioni trasportistiche che ha, con le politiche che sono da anni state messe in campo, diciamo, sull'infrastrutturazione in generale, è un po' più facilitata di una città come Modena, invece, che deve fare riferimento sempre più spesso a proprie risorse. Per quanto riguarda le risorse e gli investimenti, questo è un pallino del Comune di Modena, dell'amministrazione. Stiamo lavorando per chiudere l'anno con 30 milioni di euro di investimenti in edilizia sostanzialmente, non soltanto, ma in larghissima parte in edilizia, non perché ci sia la volontà da parte dell'amministrazione di subvenzionare un settore, ma assolutamente perché edilizia e cura della città significano far ripartire gli investimenti e rendere Modena effettivamente attrattiva. Una città attrattiva è una città che genera economia, un'economia che poi è alla base anche del posizionamento al quarto posto dell'ICT Rate 2015, perché gli indicatori che maggiormente ci premiano sono quelli legati all'economia del territorio, alle piccole e medie imprese presenti, alla capacità di innovare e alla capacità delle nostre aziende di essere eccellenze. È
Ecco, un punto sul quale c'è bisogno di lavorare sicuramente è quello dell'essere un vero e proprio ecosistema dell'innovazione, cioè qualche cosa che lavora, una specie di organismo che lavora assieme, perché molto spesso noi siamo eccellenti, abbiamo tante eccellenze, ma sono punti alti, ciascuno nel proprio settore, ciascuno nel proprio ambito, che spiccano, che emergono, segno della nostra grande capacità, genialità, operosità e volontà di operare per il meglio giorno dopo giorno. Ciò forse che ci manca e del quale abbiamo bisogno, penso, in futuro è una maggiore diffusione di questa forza, di queste competenze. Ecco perché io penso che architettura della città intelligente, della smart city, sia principalmente la conoscenza, la competenza e l'esperienza che vengono tenute in rete. Noi abbiamo lavorato negli anni, penso, ad una struttura come questa, l'agenzia. L'agenzia che oggi ci ospita, penso a Fondazione Demo Center, penso al Tecnopolo, penso ai tanti laboratori universitari che collaborano quotidianamente con le aziende, fanno sviluppo e fanno innovazione, penso ad alcune iniziative del comune come il nuovo hub dell'R Nord con spazi per start-up, per incubatori, per il tutoring e il mentoring di nuove piccole aziende, penso a spazi di co-working, penso a nuovi investimenti che il Comune si sta preparando e sta concretamente portando avanti, si sta preparando a fare come attività in ex MCM, che finalmente pensiamo di riuscire a far ripartire all'insegna delle culture, delle industrie, scusate, culturali e creative, essenzialmente il teatro, la creatività, lo spettacolo. Penso ad un progetto del Comune di Modena, finanziato attraverso risorse sempre che fanno riferimento alla Smart City, che mira a portare il linguaggio del coding e del making, quindi la programmazione, il pensiero computazionale, ma non soltanto, anche la manualità, come dire, il paradigma dell'artigiano digitale all'interno delle scuole, con un programma che partirà dal prossimo quadrimestre, che abbiamo già verificato con il Ministero, è praticamente già finanziabile. Ovviamente noi andremo alla caccia del finanziamento per lavorare in questo, che è organizzato in quattro moduli, che prevede la presenza di esperti nelle classi, in particolare elementari, per insegnare ai nostri bambini a vivere il web, il digitale e ad essere futuri interpreti dell'innovazione partendo già dagli 8-9 anni e rendendoli anche consapevoli, permettetemi, dei rischi che sono connessi a questo tipo di trasformazione. Noi siamo seduti su un tappeto volante, che è quello del digitale, che offre grandissime opportunità, che dobbiamo strutturarci per cogliere al meglio in tutti i settori, ma che offre anche, che nasconde anche insidie. E allora, tanto quanto noi insegniamo ai nostri figli, io non ne ho, ma faccio riferimento ai figli di amici, o persone in famiglia, tanto quanto insegniamo ai più vicini ad attraversare la strada, allo stesso modo dovremmo essere preparati per insegnare loro come stare sul web, come stare sul digitale in genere, non essendo semplici utilizzatori, ma come diciamo, c'è la celebre frase di Barack Obama che dice non giocate semplicemente ai videogame, costruitene uno, realizzatene uno. Ed è un'indicazione giustissima perché ti invita a non essere un semplice fruitore, ma ti invita ad essere una persona consapevole che utilizza uno strumento e lo piega alle proprie esigenze. Tutto questo, e adesso non sto a tediarvi più di tanto, ma tutto questo e molto altro verrà organizzato nei prossimi mesi in una pianificazione partecipata, diciamo, in quello che è stato, stiamo ridefinendo come uffici il piano Modena Smart City Plan, cioè prenderà il lavoro, l'importante lavoro che il Comune ha fatto un po' a tutti i livelli, sia con ricadute sulla partecipazione che come coinvolgimento degli stakeholder più importanti, che nei vari settori, dalla mobilità all'urbanistica, alle costruzioni, all'energia, oggi siamo qui apposta, ma anche i government, il redesign dell'erogazione dei servizi, la semplificazione amministrativa, insomma la formazione, l'inclusione digitale, l'empowerment digitale, non ve li sto a segnalare tutti, ma diciamo tutte le varie accezioni, sono circa 12, tutti i vari pilastri della Smart City sono stati portati in questo percorso che è stato fatto per dotare Modena di un'agenda digitale locale fra fine 2013 e i primi mesi del 2014.
È stato sottoscritto da circa una novantina di cittadini modenesi che hanno attivamente partecipato, di stakeholders locali. Ha portato alla partecipazione di oltre 700 persone, sia on-site che online, diciamo. Questo è un percorso che noi teniamo come base, che ha originato quella che è stata definita e ribattezzata la delibera, il primo piano smart, quello col quale abbiamo enumerato circa 18 azioni che nel corso dell'ultimo anno stiamo pian pianino portando avanti, e questo piano verrà espanso e verrà trasformato, diciamo, in un processo interattivo che consenta alle persone di tenerlo sempre attivo, perché se c'è una cosa che ho capito è che la Smart City non è un obiettivo, non è o meglio, non è un conseguimento tout court, ma è un percorso, perché mano a mano che ti incammini su questa strada c'è qualcuno che ti sposta il punto d'arrivo sempre più lontano, e quindi bisogna mettersi le scarpe alla ginnastica e essere belli, tranquilli, rilassati, perché tanto non si arriverà mai all'optimum, ma allo stesso modo, andando in quella direzione, si farà, direi, un buon percorso. Ultimo aspetto, poi mi fermo, penso, è il superamento del digital gap e del digital divide, cioè la Smart City funziona se la tecnologia ci aiuta ad essere inclusivi, se l'innovazione è inclusiva, si cerca di tenere dentro tutti il più possibile, perché soprattutto dal confronto e dal raffronto con le varie istanze che provengono dalla cittadinanza c'è crescita. Per riuscire a garantire questo, oltre al contatto diretto, ad esempio questa amministrazione dall'inizio da quando ci siamo insediati, Giulio lo sa bene perché molte di quelle serate le abbiamo passate assieme, si è impegnato in oltre 15 assemblee sul territorio, che significa avere contatto diretto, significa avere relazione, significa presentarsi con la propria faccia, andare sul territorio, raccontare qualcosa, ricevere le istanze dalla città, sia in pieno centro che in periferia, e poi tornare e dire dicendo questo è stato fatto, questo invece non è stato, non siamo riusciti, oppure non abbiamo avuto sufficiente tempo, torneremo, non siamo riusciti. E di nuovo qui guardo gli amici, l'amico di Lecce, perché si sta facendo un lavoro in questo senso, in particolare sul superamento del digital divide in città, una delle altre caratteristiche della struttura di una Smart City è sicuramente la possibilità da parte del più alto numero di persone di essere collegati, connessi online con una connettività adeguata, potente e diffusa. Da questo punto di vista l'Italia arranca molto a livello europeo, perché siamo terz'ultimi nel ranking come diffusione della connettività e accesso alla rete banda ultralarga, per intenderci, quindi una rete potente. Noi in Emilia-Romagna siamo sicuramente sopra la media nazionale, su Modena non brilliamo, l'obiettivo che ci siamo dati è di lavorare su questo, tenendo dentro tutta la città, consentendo al mondo degli operatori delle telecomunicazioni di lavorare anche sulle periferie, non soltanto sul centro cittadino, dove più spesso invece, per logiche di mercato, logicamente si concentrano. Che dire, io una tratteggiata veloce l'ho dato, sicuramente ho dimenticato qualcosa di importante, ma se c'è qualche domanda. Se c'è qualche domanda, poi potremmo anche aggiungere, visto che siamo a Modena, vale la pena ricordare i risultati di Modena, soprattutto perché Modena si colloca al quarto posto assoluto e al primo tra le città medie. Questi dati sono importanti perché, come dire, oltre a far vedere una città proiettata in futuro, è una città che ha pensato anche le proprie radici, perché siamo ad esempio al terzo posto per l'assistenza anziani. Questo vuol dire, come dire, dell'attenzione anche per una parte della città che qualcuno ritiene inutile. Siamo quarti per la ciclabilità, quindi comunque i movimenti all'interno della città avvengono anche in questo modo e ci riferiamo al tema dei treni in questo caso. Terzo per partecipazione elettorale, siamo ancora una città che non delega ad altri il nostro voto, ma partecipiamo attivamente alla vita politica, poi magari non la condividiamo, però partecipiamo attivamente. Siamo quarti per la propensione all'associazione, non a caso abbiamo fatto incontri su incontri, perché comunque l'associazionismo, la voglia di capire della gente, i modenesi, quindi
sono dei dati sicuramente importanti, siamo quasi per la cura dell'infanzia, quindi tutto questo rientra all'interno di questa classifica delle smart city. È una città che evidentemente deve fare ancora molto, prima parlavo di questo quarto capitolo legato a questa indagine che riguarda la legalità, insomma al 94° posto, mi pare di ricordare, ce l'ho scritto, e quindi comunque c'è da fare qualcosa, non si può costruire una città smart, una città dove i diritti e i doveri siano condivisi se il livello di legalità non è altrettanto alto, se no noi non dobbiamo arrivare al quarto posto, ma dovremmo arrivare al terzo e al secondo, vista anche l'attenzione che diamo su questi temi, però credo che si possa lavorare. Detto questo, come preannunciato, se c'è qualche domanda, considerazione veloce.